Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 7. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao. Ciao, benvenuti a un altro episodio del mio podcasting stagione 7, episodio 81. Questa rapida bloggata audio parleremo di una bloggata il cui link lo troverete in descrizione di questo file, intitolata China's Strong Arm Protecting Citizens and Assets Abroad. È diciamo una bloggata che io ho fatto traducendo in italiano per gli utenti non dotati di skill linguistici in inglese la conferenza del 15 giugno del 2015 intitolata China's Strong Arm Protecting Citizens and Assets Abroad, che io vi invito ad fruire. È un interessante filmato, ma se non avete le competenze linguistiche per seguirla potete trovarne una traduzione nella mia bloggata. Che cosa vi starò a raccontare in questa breve podcast? Dunque, il contenuto della bloggata, se vi interessa ve l'andate praticamente a leggere. Io qui vi sto a dire che in poche parole le implicazioni del trend della politica cinese nel mondo, che praticamente in Cina stanno iniziando a fare da un po' di decenni, a qualche decennio, dal 2000 la rivoluzione industriale, ed hanno tirato fuori un sacco di persone povere dalle campagne. Quindi stanno iniziando con la rivoluzione industriale ad avere benessere, ma ancora non si è esteso praticamente a tutta la cittadini cinesi. Con il cambiare di questa dinamica di evoluzione, che passa da una mutazione dall'economia collettivista ad economia di mercato, è cambiata anche il rapporto della Cina nei confronti dell'estero. Quindi, se uno è ottimista, allora il trend interpretato dalla nuova politica cinese è un'opportunità per lavorare a fianco dei cinesi e garantire più sicurezza nel mondo ed infrastrutture e personale, così come è accaduto nel Kazakistan nel 2010 con un'evacuazione e con supporto militare che fu progettata sia per il personale cinese e tedesco delle due ambasciate. Questo tema è sempre stato in ambito cinese, in cui la Cina ha operato proattivamente collaborando anche con la UE. Quindi la Cina, praticamente, invece di starsene fino ad oggi, è stata rinchiusa dentro la sua muraglia cinese, adesso incomincia ad interagire con gli altri paesi del mondo. Ovviamente non è l'unico gigante, ma ci sono vecchie superpotenze grosse e vecchie superpotenze ormai declinanti. Poi c'è il gigante silenzioso ma più povero dell'India, e poi c'è tutta la bomba demografica africana, che indubbiamente è un complesso problema. Se uno invece è pessimista riguardo a queste interazioni della Cina con l'esterno, allora interpreta queste scelte politiche come la salita del dragone, con un maggiore nazionalismo cinese ed un rischio di una mutazione di tale posizione in una politica interventista che potrebbe diventare anche unilaterale. Dunque, che cosa vi racconto in modo aggiuntivo in questo podcast? Un po' di domande e risposte con il pubblico della bloggata che praticamente io ho tradotto. Dunque, un quesito è in cui si poneva che personale cinese erano stati evacuati dalla Libia, oltre 60.000 cinesi, ma in Africa sono tantissimi cinesi, anche in modo illegale, e sono attivi nell'attività dell'estrazione mineraria, tanto che spesso ci sono tensioni sociali tra cinesi ed africani.
Sì, il problema degli immigrati illegali cinesi che diventano lavoratori è un problema noto anche in Africa e che crea anche problemi logistici e che emerge anche in Italia ed in Grecia. Questo è una parte dell'equazione, l'altra parte è che è assai difficile contare quanti cinesi illegali o meno ci sono all'estero. Per questa ragione il governo cinese, specie per assicurare la sicurezza dei cinesi in Africa, ha identificato la collaborazione con i servizi sindacali cinesi. Questo ente è un investitore privato che collabora con la Cina e le autorità estere locali intorno ai progetti internazionali cinesi all'estero. Iniziamo a speculare sul futuro, in particolar modo sul futuro cinese in Africa: nazionalismo, eurofobia, forte domanda pubblica, infrastrutture cinesi e personale cinese in Africa. Come potrebbe reagire la Cina con una politica unilaterale in Africa, come in Mozambico, eccetera? Tanto che si potrebbe immaginare una trasformazione di queste teste di ponte in basi militari anche nel Djibouti. Come la pensano in Cina sulla necessità di basi militari all'estero, oppure anche solo sulla necessità di avere accesso militare rapido in determinate aree del globo in caso di crisi? È una questione di unilateralismo oppure di cooperazione come quella avvenuta con l'Unione Europea nella missione in Sudan e in Mali? Oppure questi precedenti hanno creato il passaggio di un tipping point per i quali in Cina ritengono che debbano esserci specialisti per queste crisi? Oppure assisteremo in futuro a truppe paramilitari cinesi assoldate da aziende cinesi per proteggere infrastrutture e personale cinese all'estero? Oppure vedremo direttamente l'esercito popolare cinese nelle sue varie branche, marina, aviazione, esercito, investire direttamente in Africa e poi proteggere direttamente le proprie basi all'estero? Il dibattito sulla necessità di basi militari cinesi all'estero è un dibattito che c'è, ma è ancora prematuro, incluso nel Djibouti, dove è stato praticamente lo Stato del Djibouti che ha proposto la creazione di una base militare ai cinesi e non i cinesi che hanno chiesto una base militare nel Djibouti. Infatti la piccola flottiglia cinese è ancora al largo del Corno d'Africa e non si capisce cosa stia facendo, specie con il dittatore Aidid. Per il momento la Cina è attenta a non inviare segnali sbagliati al mondo con la propria politica, così come nel libro appunto China Strong Arm Protecting Citizens and Assets Abroad, la cui conferenza ovviamente fa da tiro al libro. Quindi si è valutato che la politica cinese di non intervento nel mondo stia cambiando, essendo interpretato il principio di non interferenza in diverso modo. Servono crisi ed eventi game changer per far cambiare questa interpretazione in un ruolo attivo e persino unilaterale. Circa le società private e l'acquisto di mezzi di sicurezza, la normativa cinese sull'uso di armi è molto restrittiva e solo i militari possono detenere armi, per cui né i privati o le società possono intraprendere tal tipo di business. Sono agenzie che offrono bodyguard ed esperti di arti marziali, ma niente di più. C'è un dibattito su questi temi in Cina, ma per il momento è tutto surgelato. Dunque, riguardo ai fattori push su questi temi, che cosa dicono i mass media cinesi? Ci sono molti dibattiti nazionali che chiedono al governo di dare una risposta dura durante le crisi straniere che coinvolgono i cinesi ed interessi cinesi all'estero. Questione aperta, specie per la situazione in Nepal. Sicuramente questo è un tema che il popolo cinese è molto sensibile. L'elettorato cinese si attende che il governo cinese sulla questione del Nepal faccia di più di quanto stia facendo. C'è anche la richiesta di scorta di navi militari cinesi in favore delle navi commerciali cinesi che transitano lungo il Golfo di Aden, che sono spesso a rischio dei pirati africani. Dunque, vediamo altre domande importanti, se volete ve le andare a leggere. Ecco, se ci fosse, questa è forse la più importante, se ci fosse una questione tra USA ed Iran, potrebbe avere anche delle conseguenze non volute con un legame tra Iran e Cina? In Iran hanno già completato il tragitto della strada della seta per la via dell'Afghanistan. È possibile un legame tra Cina e Pakistan?
progetto bilaterale tra Cina e Pakistan è vecchio di 16 anni fa, è stato abbandonato perché la sicurezza in Pakistan era precaria per i cinesi. Esiste tuttavia la volontà pakistana di portare a termine il progetto. Esiste un interesse cinese ad aprire una via anche verso l'India, anche se non ne sono pienamente certo appunto dell'esistenza di questo interesse. Di certo è interesse cinese sia rinforzare la sicurezza del Pakistan quanto bypassare il Pakistan per non essere intrappolati. Interessante bloggata, altrettanto importante, veramente interessante è la relazione, la conferenza China's Strong Gun Protecting Citizens and Assets Abroad, che se siete interessati a questi temi io vi invito di andare a fruire la conferenza oppure a visionare la mia bloggata. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.